Eder. Mech. Pallister. Di norma, quando una persona viene indagata, gli altri sospettati ne beneficiano, sono contenti perché capiscono che la procura sta andando in un'altra direzione. Ma nel caso di Pirina invece ciò che accade è paradossale. I protagonisti non si parlano più tra loro, ma si difendono a spada tratta. Chiunque capirebbe che questo avviene perché Loris e Manuela vogliono tenere buono Luis. Quindi Loris, queste indagini su Luis non porteranno a nulla, non troveranno niente? Sì, sì, io ne sono convinto. Poi parleremo giochi fatti. Se il prossimo indagato fossi tu, come la prenderesti? Oddio, mi dispiacerebbe. Quello sì, ma sono sicuro che non succederà una cosa simile. Sono sicuro di no. Mantenere la mia serenità, ovviamente mi dispiacerebbe tanto per il boom mediatico che si creerebbe dietro, ma sarebbe in quel caso una tutela anche nei miei confronti. Ora abbiamo imparato tutti che essere indagati è a tutela, per cui la procura ha fatto un favoritismo a Luis, lo sta proteggendo, mentre i poveri Luis, Manuela e Valeria questa mattina si sono svegliati non tutelati. Beh, in un certo senso siamo all'inizio, noi non sapremo mai, settimana prossima mia sorella, tra 2 settimane io, tra 3 settimane verrà fuori un altro, per cui è meglio parlare a giochi fatti di queste cose. Yes. Qui. Io in questi mesi mi aspettavo tante cose e non è mai successo niente, per cui dico la verità, con un po' col fiato corto non mi aspetto nulla. Quindi se domani la procura dovesse decidere di tutelarti e quindi di indagarti, tu non ti scomporrai? No, nel mio caso no. Cioè, io vorrei dire di tenere duro perché, tra virgolette, è solamente una forte pressione mediatica. Cioè, nella realtà, l'indagine, secondo me, essendo lui innocente, servirà a scagionarlo il più presto possibile. Manuela ovviamente è messa dentro in una maniera diversa rispetto a me, perché c'è stato anche molto sballottaggio della sua vita privata dentro. E sicuramente il bene che vuole a Luis, il bene che ha voluto a Piera in tutta la vita, tutte queste emozioni qui contrastanti non la fanno stare bene per nulla. Intanto, mentre Manuela faceva la dolorata per la morte di una suocera che nemmeno sopportava più, in realtà se la spassava ancora con Luis. Non so nulla e se fosse lei non me lo direbbe. L'ho saputo molto dopo della relazione. Io sapevo comunque c'era un sentimento, ma non sapevo ci fosse una frequentazione o altro. Ieri a ore 14, dopo aver toccato il fondo, hanno scavato dicendo che la frase giustizia è stata fatta e è stata pronunciata, non sapendo ancora che Pirina fosse stata uccisa, ma pensando a una morte naturale. Quindi tu saresti andato a tendere delle trappole a potenziali killer con questa frase in seguito al pensare che Pirina avesse subito una morte naturale. Avranno pensato che tu avevi scambiato Luis e Valeria per degli esseri soprannaturali che possono togliere la vita col pensiero. Allora, io ho detto anche un'altra volta, io avrei dubitato di tutti, non ho dubitato di mia sorella perché era con me. Non l'hai detta quindi a tua sorella perché tua sorella era con te. Peccato che nei primi giorni sia tu che tua sorella avete risposto: non può essere stato mio fratello perché, per come lo conosco, non lo farebbe mai, invece di dire perché era con me. Assolutamente no. Se non fosse stata con me, può darsi che per la testina qualcosa mi sarebbe passato. Emanuela potrebbe avere pensato che tu avessi un movente per farlo? Penso di no, per due motivi. Il primo è perché quando io seppi di quelle telefonate, mia sorella non mi disse tutto. E secondariamente il resto della telefonata l'ho saputo 1 o 2 giorni dopo della morte di Pierina. Per cui la mia rabbia è arrivata dopo. Il movente di Manuela invece avrebbe potuto essere il fatto che lei temeva di essere scoperta. Assolutamente no, perché prima di Piera mia sorella aveva già avvertito tutte le persone, sia dal punto di vista religioso che il marito. Quando mia sorella è venuta ad abitare da me all'epoca, parliamo di aprile dell'anno scorso, di aprile, tutti sapevano già tutto. E nel frattempo un vicino testimonia di una nuova lite a casa di Luis tra lui e la moglie Valeria. Mi pareva che non ho mai sentito, l'ho sentito giusto, vedevo la televisione, sentivo un po' di voce fra se lo faccia, però non ho mai sentito le voci alte loro. Non dicevo, delle voci un po' più alte per dire di questa. Tanto sono venuto fuori. Adesso loro fanno credere. Dopo io guardavo che avevo un programma da vedere con un po', non c'è stato di un po' più alterate. Ah, prima di mangiare, anche prima. Sì, come si sentiva delle voci. Le voci più alte del solito, se no non sentivo mai le voci. Thank you.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.